Benvenuti al Music Corner di Repubblica. Siamo un po' più tardi del solito, puoi far vedere che fuori ci sono le luci della notte, siamo in diretta. C'è un signore che si chiama Bianco, e adesso gli andiamo anche a chiedere perché, artista giovane, credo, adesso gli chiederemo anche questo, nuovo sicuramente, di questo sono certo, interessante, non c'è dubbio, se no non l'avremmo chiamato qua. Allora, signori e signori, anzi facciamo, signore e signori, Bianco. Applausi. Sarò. Così si sentono meglio. Pubblico numerosissimo. Bene, benvenuto, grazie di essere qua. Allora, grazie. La battuta è inevitabile perché tanto te l'avranno chiesta, te l'avranno detta tutti dalla prima elementare fino ad oggi, ma tuo fratello, Nero, come sta? Che posso tutto farci? Tutto. Non migliorano gli anni. No, però in effetti erano anni che non la sentivo. All'elementare, senti, va bene, in realtà ti chiami Alberto. Sì, il mio cognome, è stato facile trovare un nome, sì, esatto. In realtà avevo iniziato, quando ho iniziato, mi chiamavo Mr. Detox. Non so perché. Poi il ragazzo che mi ha aiutato a produrre Mr. il primo Detox disco. È molto denso, però. Sì, infatti, non, suonava un po' strano per uno certo. Voce chitarra. E invece mi ha detto, ma è un cognome perfetto. Sì, infatti Bianco fa molto nome d'arte. Oltretutto, come sai, di questi ultimi tempi il nome vero non lo usa quasi nessuno. Tutti si trovano un nom de plume, come si dice, per interpretare anche canzoni. Neck, mi sa. Anche Neck vuole, esatto. E forse è stato il primo, Filippo, a darsi un nome finto in quanto... Va bene. Anche Raff. È vero. Certo. Raffaele, certo. Va bene. Torniamo a noi. Cosa ti ha spinto a realizzare questo album? Che è un CD molto grande. È un CD molto grande, sì. Noi siamo fanatici del vinile, quindi tiro fuori. Tra l'altro, guarda che bello proprio lui. Perché guardate qui, Bianco, di nome di fatto. Un po' banale come allora, scelta. Allora, diciamo però. Chi sei, raccontiamo chi sei, quanti anni hai, da dove vieni. Io sono Sabaudo. Si sentiva l'accento. Grazie. E ho 34 anni, sono dell'84, quindi metà anni 80. Per cui musicalmente ricordo poco in realtà di quegli anni. Ma degli anni 90 tutto? Beh, abbastanza, abbastanza. E in che universo sei cresciuto musicalmente e personalmente? Vabbè, allora, quando ho smesso di seguire gli ascolti della mia famiglia, quelli imposti dalla mia famiglia, ho iniziato ad ascoltare il punk melodico californiano, diciamo. Quindi Pennywise, NoFX, quel mondo lì. Tant'è che poi ho suonato per anni anche quel genere, come chitarrista, sì. Malibu Stessi. Sì. E poi a un certo punto ho sentito proprio l'esigenza di metterci un po' la faccia, cioè scrivevo già all'epoca, poi ho sentito che quello che dicevo, quello che scrivevo, solo io potevo cantarlo con l'intenzione giusta, per cui ho iniziato a esibirmi dal vivo finché ho incontrato Dade, che è questo personaggio che nella mia storia è fondamentale perché è colui che ha prodotto il mio primo disco e che ha fondato un'etichetta per far uscire quel disco, che è la Inri. Etichetta niente male, esatto. Tra l'altro, che sicuramente voi appassionati di cose italiane conoscete. Se non la conoscete, fate un salto sul sito perché scoprirete che ha firmato molte cose interessanti, certo, negli anni. E quindi anche te. Sì, come primo disco, prima uscita. Sì. Poi adesso, appunto, domani uscirà questo disco che si intitola 4. Ma non è il quarto. Ma è il quarto. Vedi? Io pensavo di no, sì. Dicevo, guarda che bella idea. No, invece... Invece no, è il quarto. Sì, è il quarto, cioè un titolo anche un po' così disimpegnato perché... Insieme non vuol dire nulla. Sì, poi però... più che altro do talmente importanza alle canzoni, al titolo delle canzoni che... racchiuderle con un titolo importante non avevo, nessuna si meritava di dare titolo al disco a livello di importanza, per cui 4 così, cioè l'importante poi è la ciccia, no? Allora andiamo a sentire questa ciccia, probabilmente alcuni di voi l'hanno già sentito 30, 40, 50 o 30, 40, 50, volendola mettere in inglese, che era figo non male, sì, sì. Però 30, 40, 50 di Bianco, noi ne approfittiamo, ti lasciamo da solo, mi sposto di qualche centimetro, no, vista l'ampiezza dello spazio. Bianco.
50, 60 anni, ma quando è che si smette di fare danni? Un tramonto che scappa veloce. Ti sei mai chiesto quello che ti piace davvero? Gli imbarchi, le canne, gli amici, una faccia nuova, la montagna, l'estate, il pallone. Condividere paure con chi sa già come si fa a non impazzire. Perché sembra un fuoco, il silenzio, le rocce, gli alberi, le foto. Mi piace immaginarmi da vecchio, vincermi di essere buono e poi ricordarmi chi sono. Chi sono? Chi sono io? La continua ricerca di cose di cui innamorarci, parole con cui spiegarci, scorrendo col dito all'infinito, dimostrando noi stessi di aver capito nulla di come trascorrere il tempo, di vivere pensando. Non c'è nulla di più grande di un campo tra i tuoi piedi e l'orizzonte. È piaciuta, non c'è dubbio, è piaciuta molto. Senti, a me piace davvero perché trovo che abbia, come è per buona parte, lo diciamo tutte le volte che abbiamo qua ospiti musicali di questa nuova generazione, di cui bene o male fai parte, abbia un piede nella migliore tradizione italiana e un occhio fuori da questa tradizione, certo. Quindi fuori dal mainstream, fuori dal... Soprattutto dalla musica che abbiamo ascoltato noiosamente molto negli ultimi 7-8 anni, complimenti. Più o meno tutta uguale. Allora, quello che mi interessa di sapere è che vuoi fare da grande, nel senso che sono oramai già un bel po' di anni che vai, sì, certo, che vai avanti, e io trovo che questo disco, rispetto a cose che ho sentito precedenti, abbia un livello di maturità, come dire, okay. Anche secondo te sei arrivato ad avere finalmente la cosa che volevi avere? Sì, assolutamente sì. In realtà quella cosa lì l'ho sempre avuta, però... diciamo che questo disco qua è nato anche dopo un'esperienza molto importante a livello professionale e tecnico, proprio di lavoro, che mi ha fatto capire tantissime cose, mi ha insegnato tantissimo, per cui è arrivato in un momento dopo questa esperienza. L'esperienza del, scusate, ho suonato con Niccolò Fabi per 2 anni, per due tour praticamente. Uno dei più grandi in assoluto. Esattamente, hai detto bene. che mi ha fatto proprio un po' da maestro, cioè inconsapevolmente, però ho imparato tantissimo da lui. E anche con i ragazzi che mi accompagnano, che poi sono diventati, cioè tutti insieme sono diventati la band di Niccolò. Cioè comunque abbiamo raggiunto un livello di intesa e di proprio di intimità, cioè mangiando insieme, facendo chilometri insieme in furgone, tali da poi creare una roba molto forte, che quando ci siamo trovati in sala prove per tirare giù delle idee, comunque è venuta subito proprio come un pugno in faccia, per cui mi ha detto ok. Quindi è la crescita esiste. Sì, assolutamente.
E poi come è venuto anche la scelta del produttore, che è Benz, che è un Marco Benz Gentile, che è un ragazzo che suona con Africa Unite, con Meg, quindi comunque è riuscito a portare delle contaminazioni forti proprio a livello di suono e di idee. Insomma, è un lavoro pregno, ricco di storie, cioè, personali, che abbiamo buttato tutti quanti lì in mezzo. Che vuol dire fare canzoni per te? Esigenza, necessità, sì, è proprio sfogare un bisogno, cioè un bisogno che non è quel bisogno retorico che faccio canzoni perché non ne posso fare a me. No, assolutamente è un bisogno perché diventa poi un modo per esprimere tantissimi argomenti che non mi verrebbe naturalmente farlo a cena con gli amici. A cena con gli amici, esatto. Dire delle cose ad alcune persone che non riuscirei mai, cioè probabilmente mi metterei a piangere prima di farlo o diventerei talmente rosso. Infatti ti faccio una domanda assurda perché chiaramente non c'è risposta, però come si fa ancora a scrivere canzoni d'amore dopo che ne hanno scritte milioni? Io sono super convinto che, ma in generale, perché è un po' come si fa a fare musica, no? Cioè sono convinto che se uno scava nel proprio gusto, nella propria autenticità, non può fare altro che cose originali, per cui anche il modo che abbiamo. Non muore mai. Infatti, per fortuna. Per fortuna, sì. Senti, ci fai... Io avrei sentito... No, scegli tu, che pezzo vorresti fare? Visto che è un disco comunque molto ricco, suonarlo voce e chitarra ha anche delle difficoltà, per cui... Infatti, lo dico, tanto lo ripetiamo, chi ci segue lo sa a memoria, chi viene a cantare a suonare qua dentro, se è molto bravo si vede, se è molto pippa si vede. Non è che hai alternative. Esatto. No, è una canzone che si chiama In un attimo, che è quella che dal punto di vista dell'arrangiamento musicale e strumentale è forse una delle più complicate. Però ho capito che si può anche fare... Fantastico. Che finale è senza. Devi mettere il codice. Lo vuoi far vedere a tutti il codice che potrebbe tornare utile? Allora, applausi. Grazie mille.
È tutto il palazzo che sta fuori. Senti, arrivando alla conclusione, un nome te lo devo fare per forza, perché viene in mente, soprattutto quando riduci le canzoni a chitarra e voce, che è Ben Howard, che immagino sia, come dire, nell'universo di riferimento. Sì, beh, certo. Tuo... Sì, assolutamente. Io arrivo comunque, quando ho abbandonato poi il punk rock, perché a un certo punto mi sono si cresce, esatto. Sono finito poi su cantautori tipo Father John Misty, quella roba lì, e quindi la dimensione voce-chitarra è fondamentale, cioè... Senti, appuntamenti, dove ti si può venire a vedere dal vivo? Hai già pensato? Beh, domani siamo alla discoteca Laziale per appunto per promozione. Volete il disco firmato? Andate domani alla discoteca Laziale, qua a Roma. Se invece per il resto d'Italia? Altrimenti il tour vero e proprio inizia il 15 di febbraio da Locomotive di Bologna e facciamo una serie di club tra febbraio e marzo. Poi c'è l'Hiroshima di Torino il 9, c'è a Milano la Salumeria della Musica, insomma, club di quel tipo lì. Ottimo, allora non perdete l'occasione per andare a vedere Bianco, se vi capita, questo è il disco e vale la pena che lo ascoltiate tutto, ci sono un paio di video nuovi su YouTube che altrettanto vale la pena che vediate, grazie a voi, per essere stato qui con me. Grazie mille.